Ciao a tutti, volevo farvi vedere, così come mi è arrivato, questo giradischi Rega acquistato online. Con doppia protezione. Poi se volete sapere dove l'ho acquistato, mi scrivete e io ve lo dico. Il Corriere TNT. Questa non è la sua scatola, la scatola è dentro. Ok. Sentite il cane e le campane, così non posso farci niente, perché per fare il video non posso farti stare zitti tutti. Il cane fa il cane, non ci posso fare niente. Guardate come l'hanno incartato bene. Ok, adesso lo tiro fuori. Questo è il suo originale. Ok. E adesso apriamo un'altra protezione. Il bello della diretta, a me piace perché non c'è niente di preparato ed è tutto in diretta. Eccolo qua. Questo è il Rega Planer 1 Entry Level. Allora, come è stato confezionato, direi che va bene. Adesso si apre dalla parte di qua, non ho visto, ho già visto che si fa. Una forbice, voi potete usare le mani, quello che volete, altri attrezzi qua. Vediamo, speriamo che sia arrivato bene, giusto. Adesso lo tiro fuori così come mi hanno detto loro. Un po' di luce, magari meglio, non lo so. Vediamo questo. Ripeto, se volete sapere dove l'ho acquistato, loro fanno lo sconto. Sconto va sempre bene. Si tratta di 30 euro all'orso, eh? 20, 30, sì, 30 euro di sconto, però ci state dentro perché la spedizione è gratis. Coperchio. Pesetto. Presa di corrente da 24 volt e giradischi. Vedete che qua ci sono già i cavi pronti. Non capito perché non l'hanno messo a parte, perché nel video si vedeva che erano a parte. Apriamo.
Ecco qua. Istruzioni. Cavi. Che non sapevo come che... Aspetta, facciamo... Guardo. Ah, sono già attaccati, ok. Bisogna far così. Istruzioni. Vabbè, io me ne sono stampato. Tanto è semplicissimo, comunque te le puoi stampare anche su internet, sul sito della Rega, è questa paginetta qua. Ma è semplicissimo perché l'ho visto 3 o 4 volte sullo stesso canale. Queste sarebbero inglese, francese, tedesco, spagnolo, come al solito l'italiano non c'è, però ripeto, si può stampare in italiano. Guardate. Toglie il piatto, questo è il suo feltrino, un bel piatto in resina speciale. Qui c'è questa protezione qui per riparare come si dice, il giradischi, ecco. Si tira via questo. Qui forse già su 33 giri, perché 33 giri in alto e 45 giri in basso, dovrebbe essere già sui 33. Faccio vedere questo. L'alimentatore, questo è l'alimentatore. Guardate che l'ho aperto adesso davanti a voi, ed è arrivato online, non è stato acquistato in negozio, perché di solito è meglio andare in negozio perché parli, vedi, tocchi, fanno tutto loro, ma questo so che è semplice ed è già settato. Eccolo qua, da 24 volt, che metterò in un secondo momento. Mi raccomando, quando appoggiate il giradischi, che sia a piombo, deve essere a piombo, non dico al 100%, ma al mezzo millimetro, ma che debba essere a piombo, se no non funziona bene. Questo è il pesetto. Fa sempre fatica a togliere questo pesetto. L'ho tolto. Il pesetto è uguale da tutte e due le parti, va messo qui fino in fondo e va girato così fino in fondo. Faccio vedere. Fino in fondo, avete visto? Va girato fino in fondo. Poi qui c'è un altro pezzettino di scotch da togliere, perché comunque lavora bene, loro lavorano bene, insomma, ecco, sì. Vabbè, lo taglio. Stare attento a tagliarlo. Ok. Questo è già su 33. Rimetto insieme il suo piatto. E vi faccio vedere come si mette il coperchio. Il coperchio. Deve essere una cosa semplicissima. Si mettono le guide qui dentro. Gioco è fatto, si apre così, non l'ho infilato dentro bene, è l'età, aspettate, bello della diretta, e si apre così. Adesso ve lo giro, ve lo faccio vedere da vicino. Rega Planar 1, eccolo qua.
E non come gli altri giradischi della Planar, dal 2 in su, dove questo va regolato al peso. Questo non va regolato, va messo solo questo e basta. A posto, arrivederci.